29 giugno, San Pietro e San Paolo, le colonne della Chiesa. Martiri a Roma, Pietro crocifisso all'ingiù per non essere completamente come il maestro. San Paolo decapitato per la via Ostiaria, e poi c'è, si ricorda, San Paolo alle Tre Fontane, quando fu decapitato la testa si sobbalzò per tre volte e quindi uscì dell'acqua le Tre Fontane della Basilica di San Paolo, fuori le mura enormi. San Pietro è onorato a Roma, assieme a San Paolo, che pensa che testimoniarono la loro fede dando la vita tra il 64 e il 67. Tutti e due hanno avuto uno il dono della guida della Chiesa a nome di Cristo e a nome di tutti i cristiani come principio di unità. San Paolo, con l'apostolato a tutte le genti, ma anche Pietro. Quindi l'uno e l'altro. Non si può dire, come del resto, per semplificare, Pietro, apostolo dei giudei, Paolo, apostolo dei gentili. Ma l'uno e l'altro sono stati apostoli e per i giudei e per i gentili. L'uno è principio dell'unità, l'altro è principio della universalità della evangelizzazione. Evangelo secondo Matteo, capitolo 16, 13, 19. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente che dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno sopra di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Chi non vuole credere al primato di Pietro e all'apostolato travolgente di San Paolo, purtroppo pensa che sia stato il passo che abbiamo proclamato interpolato. Altri invece dicono
San Pietro è stato a Roma, ma se ne dubita. San Paolo, sappiamo, era stato a Roma, sembra dagli Atti degli Apostoli, ma eppure si sa, già nel 100 d.C., uno scrittore dice: vieni a Roma e ti mostrerò delle reliquie di San Pietro e di San Paolo. Poi è stato scoperto che sotto l'altare di San Pietro in Vaticano è stato scoperto la scritta: qui c'è Pietro, e sono le ossa di San Pietro. Beh, chi vuole negare la storia troverà tutti i modi per negarla, ma la storia è questa. E allora, San Pietro, che cosa significa per il cristianesimo? Gesù, l'apostolo, chiamandolo Pietro, cambiando il nome di Simone in Pietro, come pietra, come roccia della Chiesa. Noi diciamo come suo vicario. Ha dato, come dice Sant'Agostino, il potere di sciogliere le gare a Pietro, a uno, perché ci fosse un punto di riferimento per l'unità di tutta la Chiesa. Perché questo potere, come si vede dal Cristo risorto, che dà lo stesso potere a tutti gli apostoli, per dire che questo potere di sciogliere le gare è dato a tutta la Chiesa, ma come punto di riferimento per l'unità. Perché così, tra tanti pareri e tante opinioni, c'è una persona che garantisce per tutti il deposito della fede, al di là dei propri pregi o dei propri difetti. Purtroppo, per le tre cose essenziali del cattolicesimo, che servirebbero a fare unità, purtroppo per la superbia, la malignità o anche l'ignoranza degli uomini, ciò che deve essere un punto di unità per tutti diventa un punto di divisione. Infatti, lo Spirito Santo unisce tutti. Chi ha lo Spirito Santo già è unito a tutti. E allora proprio lo Spirito Santo, che ognuno pensa di averlo per sé e non per gli altri, diventa strumento di divisione. La Madonna, che è la madre di tutti, diciamo credente e non credente, che come una mamma serve a tutti gli uomini, però si vuole negare, e allora quello che può essere un principio di unità, tutti i figli della stessa madre, diventa segno di divisione o di polemiche. Questo perché purtroppo, per la superbia luciferina che ancora continua a dominarci, Dio, che ha posto
principi di unità, punti di riferimento precisi, diventano purtroppo strumenti di divisione. Il diavolo, Dio unisce, il diavolo disunisce. Oppure, per dirla con una frase fatta, Dio ha creato gli uomini per essere uniti, le religioni l'hanno diviso. Ma speriamo che il progetto che ha, almeno teoricamente, fosse utopistico del Papa di unire tutti gli uomini al di là di ogni religione, di ogni razza, di ogni censo, di ogni, ecco, perché siamo tutti fratelli nell'umanità, perché tutti abbiamo, scusate la volgarità, lo stesso stomaco, le stesse membra. Potrebbe questo farci capire che non ci può essere differenze, e che abbiamo uguali diritti e uguali doveri. Amen. Alleluia. È caldo, ci soffoca, ci opprime, ma ciò non impedisce di dire e di esprimere il nostro affetto, la nostra comprensione, la compassione per tutta l'umanità. L'idea sarebbe l'unità nella diversità. Il nostro Papa dice: consideriamo non come una ruota l'umanità, ma come un poliedro che ha tante sfaccettature che poi formano l'unità con tante sfaccettature, e noi dobbiamo meravigliarci di queste diversità, ma attraverso le diversità unire quello che unisce e superare quello che divide, perché quello che più importa è unire anche le diversità. Non si tratta di far diventare il cerchio quadrato, ma si tratta di avere un quadrato perfetto, un cerchio perfetto. Che il Signore ci conceda l'unità, perché l'umanità va verso l'unità. Il diavolo cerca di voler distruggere questa unità con le ideologie, col pensiero liquido, che è un'opinione, addirittura un'opinione discutibile, ti vuole far diventare legge, quando invece, dopo una discussione, un dialogo sincero, corretto, si può raggiungere una certa uniformità, che non è omologazione, che non è appiattimento, ma arricchimento tra idee diverse che raggiungono l'unica verità, senza opinioni, l'unità nella verità e nella carità. Il Signore sia con voi. Signore, vi custodisca, vi protegga. Signore, faccia risplendere su di voi questa volta e vi dia la sua misericordia. Signore, rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda sopra di voi e con voi rimanga sempre.
specialmente per quelli che soffrono orribilmente, su quelli che l'assistono, su quelle persone che sono sole, disperate, emarginate, scartate, che per l'intercessione della Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, non ci sarà il mondo nulla. San Pietro e San Paolo, tutti i santi e gli angeli, con a capo San Michele Arcangelo, che ognuno di noi curi e riaffermi l'unità di tutti gli uomini. Amen. Alleluia, alleluia.